Allora, eccoci qua. Guarda, laggiù si vede Mesapoli. Mesapoli. Perché Mesapoli? Lo vedi quel grosso edificio con la Pokéball? È la nostra scuola. Sarà uno spasso studiare insieme a te, Mitra. Studiare non è il mio forte. Aia. Eh vabbè, bisogna essere sinceri nella vita, no? E anche su Pokémon bisogna esserlo altrettanto. Non fare così, su. Prendila come un'occasione per imparare di più sulle lotte Pokémon. Ah vabbè, se si parla di lotte Pokémon, ok. Guarda che panorama che si vede da qui. Bello, eh? Ma lei cos'ha nel braccio? Cioè, tipo, è... Ah, tipo una specie di guanto fucsia, non si capisce. Montagne, perdita d'occhio. Erba alte, foreste. E in mezzo a queste bellezze naturali vivono tanti Pokémon che aspettano solo di incontrare te e che vanno a 5 FPS. Ecco, insomma, benvenuto a Paldea. Benvenuto nel mondo in cui va a 5 FPS. Lo chiamerei di più così. Comunque, come vedi, abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Allora, quello là sembra un distributore. Per prima cosa dirigiamoci a Platia, è proprio lungo la strada. Distributore, più che un distributore è benzinaio. Andiamo. Vai Nemi, corri Nemi. Ma io posso buttarmi da qua? No, vero? Non penso, non posso. Posso solo, cioè mi fa ridere, posso scivolare, cioè tipo fare la slittata, no? E accovacciarmi, no? Sicuramente per catturare i Pokémon di nascosto. Ma perché non posso, boh, fare la schivata come lo facevo su Arceus? Madonna. Lo vedi quel grosso di pigio? 144 pixel a sfondo. Jump Psyduck. Pessimo sei tu. Vabbè, tipo acqua. Sto qua... Oddio. Ah, ma qua proprio ci sono tanti Psyduck. Va bene. Fagli lame, vai. One shottato, olè. Bene. Ok, abbiamo anche aumentato qualcuno di livello. E sta cosa ci fa molto piacere. Cos'è? No! Questi sono miei! No, vabbè, raga, questo è mio. Questo a me piace. Cioè, può piacermi una roba. Ecco, questo mi può piacere. Come si chiama? Ciao Paumi, ma tu entri nella mia squadra, non ti preoccupare perché ti prendo e ti porto via con me. Sei anche femmina. Aspetta, io lo vorrei maschio però, perché da come si presenta il Pokémon, sembra... Vabbè raga, sì, purtroppo faccio anche queste differenze, scusate. Ok, abbiamo Paumi in squadra. Ma perché non esiste nella vita reale, lo voglio a casa. E ovviamente, come vi dicevo ieri, no scusate oggi, perché mamma mia raga, no, non ci sono proprio col tempo. Veramente richiamo molto Emolga di Pokémon Nero e Bianco e anche Dedenne di XY. Cioè richiama più o meno la forma, ma anche il tipo in genere in sé. Però una cosa che apprezzo molto, e lo ripeterò sempre, è questa cosa del Pokédex. Perché è veramente bella, mi piace proprio quando prendi un Pokémon e che te lo rappresentano in un libro. Che ho preso? Un Wooper, ah ok, quello di Paldea. Comunque raga, quest'erba non si può vedere, io non posso vederla. È pessima quella P, proprio pessima. Bene. Ok, allora, vabbè, God of War, raga, cioè mi state imparando. Raga, guardate quella persona! Oh mio Dio! No, raga mio Dio, io non posso vedere queste cose! Io non le posso vedere, stava laggando! Aiuto! Aiuto! Ehi, Mitra, da questa parte! Ma cos'erano le persone di Paldea? Mangiano sassi che sono... che vanno così a rallentatore! Vabbè, questo strutturo è un certo po'... c'è troppo Pokémon! Cioè, per carità, sì, l'ho visto dal logo, ma... Terribile! Cioè, non per cattiveria, ma è terribile! Qui possono darti una mano per ciò che riguarda i Pokémon. Ma per una spiegazione più dettagliata mi rimetto a chi se ne sa di più. Certamente benvenute al centro Pokémon. Io mi occupo di rimettere in sesto i Pokémon degli allenatori. Qui di fianco si trova il Pokémon Market, che offre strumenti per tutti i gusti. Ci sono Pokéball per catturare i Pokémon selvatici, pozioni e tanto altro ancora.
È possibile pagare anche usando i CL, ovvero i crediti Lega. Il tasso di cambio è semplice. Un CL vale un... un soldo, insomma. Ok, una poca moneta. Quel terminale invece è la macchina, ok, delle mosse, insomma. Ti permetterà di creare, delle mosse, ok, con cui insegnare nuove mosse ai tuoi Pokémon. Per realizzare queste servono i CL, ok, quindi i crediti Lega, e i vari materiali lasciati cadere dai Pokémon. Guardate come lagga! Ma raga, in che senso? Vabbè, ovviamente si parla tutto fino in fondo. Allora, i CL, vabbè, li dico così, raga, si possono usare sia con queste macchine sia nei negozi. Io ne ho già un bel po', tieni. Che bello il suo smart rotto, lo voglio anch'io. Ah, prendi anche questi. Materiali da Nemi. Usando la cerchia contatto, invece, è possibile collegarsi con altri allenatori per trovare compagni di avventura. Insomma, di qualsiasi cosa abbiate bisogno, non esitate, venite subito in un centro Pokémon. Non mancheremo, e grazie mille per la spiegazione. Hai sentito, no? Se hai bisogno di qualcosa, vieni in un centro Pokémon, ricordatelo, perché verrà fuori sicuramente nei compiti in classe. Ah, e quando avrai più addomestichezza con i Pokémon, potremo andarli avanti premendo il pulsante R. In questo modo il Pokémon sta camminando con te, anche sta camminando con te, potrà, vabbè, raccogliere degli strumenti, lottare con altri Pokémon selvatici e così via. Ok, premi R per mandare avanti da solo il primo Pokémon della squadra, che potrà raccogliere oggetti o lottare, vabbè, Pokémon nelle vicinanze. Se i punti vita, punti salute, insomma, del primo Pokémon della tua squadra sono bassi, sarà troppo debole per essere mandato avanti. Curalo con una pozione o altri strumenti. Un Pokémon che è stato mandato avanti può prendere parte a lotte autonome senza ricevere indicazioni dal suo allenatore. In questo modo puoi esplorare i dintorni tenendo sempre d'occhio l'andamento della lotta in corso. Questo è interessante, posso essere onesta. Cioè, finalmente, insomma, questa cosa è positiva. L'esito delle lotte autonome dipende dalla forza e dai tipi di Pokémon che lottano. Scegli con cura il Pokémon ideale per ogni lotta autonoma. Vabbè, giustamente, perché se ti trovi vari Pokémon di tipologie diverse, ovviamente devi contare su un Pokémon che possa fare al caso vostro in generale. Ok, vai a Mesapoli. Ok, dobbiamo andare a Mesapoli adesso. Dispiace un sacco invece il fatto dei capelli che... Nella personalizzazione non ci sono capelli più lunghi di così, raga, ma in che senso? Cioè, è greve. Va bene, vediamo di che sorte moriremo. No, dai, non si dice. Qua c'è qualcosa, adesso mi becco un Pokémon, no? Ah no, tutto tranquillo. Vediamo, qua c'è un Psyduck. No, raga, c'è il cane? No, cos'è? Aspetta! Oddio, io ho visto la sua evoluzione. Shortle. Vabbè, raga, bisogna catturarlo perché è nuovo. Cioè, almeno i Pokémon nuovi. Vorrei nella mia squadra dei Pokémon che non ho mai avuto, diciamo, nelle precedenti versioni. Preferisco un attimo, ecco, sono Paldea, uso i Pokémon di Paldea, ok? Cioè, per carità, mi metterei Froslass e tutti i Pokémon vecchi di Pokémon Platino, ma direi anche un po' basta, che è giusto anche cambiare. E guarda, ha funzionato, magia! Ecco, questo è magia. This is, no, performance. Allora, è interessante perché è veleno normale, però Wooper ha un vantaggio in più perché è veleno e terra. Quindi, vediamo, io comunque preferirei mettermelo in squadra lo stesso. Sì, comunque ci sono alcuni Pokémon delle vecchie generazioni. Ovviamente non so se nel completare i Pokédex ci saranno tutte quante. Zio Lepre, come lo cattura, è troppo bello, lo voglio. Non puoi per ora. Ma come? Ma vaffanbrodo, io che ho perso tempo anche a starci dietro. Perché questo qua ha un dialogo in giallo? Ciao, sono della Lega Pokémon. Guarda, raga, iniziamo l'avventura. Guarda, ciao, sono Lega. Vieni subito alla Lega, no? Vabbè, come vanno le lotte? Se scoprirei 4 allenatori qui nell'area 1 sud, ti darò un regalo di gran lusso. Allora, vediamo un po'. Eh no, non ho sconfitto nessuno ancora.
Ok, beh, interessante. Dovrò tenermi d'occhio questo tipo qua. Allora, sì, tu, curami. Secondo me non è tanto waifu come le altre ragazze dei centri Pokémon. Allora, se non sai come procedere, vai in un centro Pokémon e chiedi dei suggerimenti sull'avventura. Lo staff del centro Pokémon registrerà subito la destinazione consigliata più vicina al tuo Smart Rotom. Allora, tutto chiaro? Spero tanto che i miei consigli ti siano utili. Torna pure quando vuoi. Bene! Eccoci qua! Arrivati all'Accademia Uba! No, a Mesalopoli? Spero di averlo detto giusto. O Mesapoli. Ehi, Mitra! È arrivata Nemi. Esatto. Noi spendiamo. Hai sfidato gli allenatori che hai incontrato lungo il percorso per allenare i tuoi Pokémon? Prego, c'erano allenatori. No, però siamo carichi. Beh, sai già qual è il modo migliore per fare, per mostrarmi i vostri progressi? Lottare. Vabbè, dai, vediamo. Ci sto. E vai. Aspetta, devo imitarla. E vai, che meraviglia avere un'amica come te. Devo fare un po' di culo. Forza allora, Mitra. Sento già che sarà una lotta fruttuosa. Vabbè, raga, sto male. Cioè, qua avanti uno esce, ma che succede? Morto. Ma io non so perché lei ha la mano così. Devo capirlo. Ma perché? Braccio, mano, tutto lì insieme. Vai, Nemi. Mi lancia Quaxly. E noi? Sbrigatito. Bene, Mitra. Ora che mi sembri un po' più forte, ti affronterò con due Pokémon. No, sei tu. Allora, vediamo, cara mia, quanto sei forte rispetto a me. Travestito da ragazzo. Ecco, Quaxly perde metà vita, signori. Vedo che stai sfruttando i rapporti tra i tipi. Vuoi proprio vincere, eh? Ok, botta. Vai. Arrivederci, Quaxly. Grazie, è stato un piacere. Adesso vediamo. Perfetto. Tutti che aumentano di livello, ma guarda che bellezza. Ok, unghie aguzze. Fammi vedere un attimo. Allora, affila i propri artigli aumentando l'attacco e la precisione. Vabbè, allora, sicuramente al posto di colpo coda la faccio volentieri. Così. Perfetto. Vuoi cambiare Paumi? Paumi è il nostro tipo, ecco, elettro. Cambiamo e mettiamo Wooper. Non so Wooper quanto è forte. Vabbè, raga, bisogna fare questa cosa. Volevo mettere Wooper perché ovviamente è tipo terra. E quindi essendo tipo terra, danza bene. Vai. Ok. Però sei più combattiva del previsto. Mi sorprendi, Mitra. Hai visto? Cioè, troppo carino. Un amore. Colpo di fango. Lottare con te è uno spasso. Mi tocca tirare fuori il lasso nella manica. Vabbè. Lo sta... No, aspettate, non voglio sbagliare adesso termine. Ok. La terra cristallizzazione è la chiave per aumentare la potenza del tipo corrispondente. Tuono shock. Non è per te, suo Wooper. Yeah. Non hai effetto su di me, ma cosa fai? Sei rifata, vieni a me. Eccolo qua. Ragazzi, il gioco è stato talmente semplice. Arrivederci, è stato bello. Perfetto. Sono molto contenta di tutto ciò. Tu volevi imbrogliarmi, ma sai che con me non si imbroglia. Sei migliorata in fretta, non me l'aspettavo. Incredibile, sei riuscita a buttare giù perfino un Pokémon terracristallizzato. Già, hai visto? Aspetta che mi faccio i complimenti da sola. Ah, a proposito, tu non puoi ancora usarla, la terracristallizzazione, vero? Quindi hai usato una cosa illegale contro di me. Ora che lo dico al professore.
Beh, non temere, ti spiegherò presto come si fa. Vuole che lo dico al professore, che hai fatto cose pericolose su di me. E lui ti ha detto di andare con calma con me perché sono all'inizio, quindi... Però... se l'è presa comunque. Sei così forte che con le lotte Pokémon a volte mi dimentico che sei ancora le prime armi. Infatti glielo dirò al prof. In ogni caso, tieni per ringraziarti di questa lotta. Tra i rivitalizzanti, beh, sicuramente ci fanno molto comodo. Ok, davanti alla porta del giudizio. All'altra parte di questa porta c'è Mesapoli, dove ci aspetta anche la nostra scuola. Questa città è piena di zeppa... scusate. Questa città è piena zeppa di dislivelli e scalinate. Quindi io mi sa che ho bisogno di prendere un po' il fiato prima di partire. Ok. Welcome to Mesapoli. Eccoci finalmente qui. Per fortuna che sono riuscita a raggiungerti. Questa è Mesapoli, la città più grande di tutta Paldea. È da sempre un centro importante per il commercio e la gente viene qui da ogni dove per vedere le ultime scoperte tecnologiche e acquisire nuove conoscenze. Se hai bisogno di dare una ritoccata ai capelli, puoi andare al salone di bellezza. Oh sì, se tocca capelli, bellezza, cioè proprio mi sono aperto il mondo. Anzi, sono anche dei posticini che vendono deliziosi stuzzichini e vari ingredienti per panini. Tu hai voglia di dare un'occhiata a qualcosa in particolare, Mitra? Il salone di bellezza, lo subito. Sei una che ci tiene al look, eh? Sì, beh, con sti capelli direi che è meglio evitare. O forse cerchi una cocciatura che non ti dia fastidio durante le lotte di Pokémon. No, ho bisogno di miei capelli lunghi. Ah, a proposito di lotte. Sarei proprio curiosa di vedere come te la cavi con la tela cristallizzazione, Mitra. L'unica magagna, ok, è che ci vuole tutta una serie di permessi per utilizzarla. Ma tranquilla, penso da tutto io. Tu nel frattempo fai pure un giro in città, Mitra. Avrà detto Mitra 100.000 volte, tipo in 4 frasi. Ci sono un sacco di posti interessanti da vedere, ristoranti deliziosi, boutique in cui potrai dare un tocco personale alla tua uniforme e tanto altro. Beh, questo è ottimo per noi. Il mio negozio preferito è il sacco di Daily Beard. Ci puoi trovare 1.000 strumenti da dare ai Pokémon. Interessante, terrò d'occhio questa cosa. Quando avrai saziato la tua fame da turista, raggiungimi davanti alla scuola. Ma preparati, per arrivarci c'è una scalinata davvero infinita. Beh, a più tardi allora. La terra cristallizzazione ti piacerà un sacco, vedrai. Ok. Ottimo. Madonna, che lag che ha avuto anche in questo momento. Vabbè, non importa, abbiamo finito il nostro giro turistico, facciamo finta, me ne occuperò io personalmente. Ecco, a criticare, no? E procediamo verso su. Allora. Tu ragazzo che ha tipo come borsa un Eevee? E dai, entra anche tu nel Team Star. Se lo farai, potrei brillare come una stella. Team Star. Ehi, ma ci senti? Non vuoi anche tu splendere come splendidi amici come noi? Veramente no. Senti, dobbiamo raggiungere la nostra quota di nuove reclute. Quindi zitta e unisciti a noi. Buona, che cattiveria. Preferirei di no. Aiutala, va. E tu chi sei? Che vuoi dal Team Star? Se vuoi unirti a noi, aspetta il tuo turno. Non vedi che siamo occupati? Noi siamo il Team Star. Quando arriviamo noi, fa subito bel tempo. Sai già chi siamo, no? No,
minimamente mai sentiti. Bah, che rabbia che mi fai venire. Ho fatto tanto per entrare nel Team Star e ora mi tocca sopportare queste umiliazioni. Dalle una bella lezione, ne va del nostro onore. Ormai non può più ritirarsi indietro. Hai ragione, compare. Tu tieni d'occhio quella di prima con gli occhiali. Ti mostrerò io chi siamo, matricola. Preparati a vedere le stelle. Io sono Jessie. Io sono Jay! Fantastico. Non so perché, ma mi è venuto in mente. Comunque terribili i nemici. Cioè proprio terribili. Allora, lui è veleno. Bisogna stare un po' attenti. Qualche efficace, effetto normale. Fammi vedere qualche Pokémon. Può essere... Wooper potrebbe fare al caso nostro. Potrei fare un piccolo change. Piccolo change, vediamo. Ok. La musica è bella. È molto orecchiabile, mi piace. Bene. Siamo saliti anche di livello. Le stelle le ho viste io. Sì, sono ricca, 416. E vai. Ma chi è questa matricola? È straforte. Cioè, tipo io che devo ancora ambientarmi. È riuscita a batterti? Com'è possibile? Non vorrei dire che tocca a me darle una lezione. Fermi, fermi. Ma che fate? Oh no, la rappresentante degli studenti. Ci mancava solo questa. Mi stupisco di te, Mitra. Ti lascio solo per 2 minuti e già ti lanci in una lotta. Lo sai che se vuoi lottare, devi chiamare me. Non è andata proprio così. Che? Ah, perdonami, mi sa che ho frainteso la situazione. Ora che vi guardo meglio, avete proprio l'aria di due sgherri del Team Star. Cercavate di forzare l'altra gente a unirsi a voi, vero? Ah, beh, ecco. Lo sapevo. Normalmente sarebbe mio dovere di rappresentante fermare simili sciocchezze. Ma ho un'idea migliore. È l'occasione perfetta per farti provare questo strumento super, ultra, mega, iper segreto. L'hai rubato per caso? Hai ottenuto la terrasfera. Una terrasfera... Vabbè, la terrasfera. Una sfera che racchiude il potere della cristallizzazione. Si è caricata di energia e permette di terracristallizzare i Pokémon. Con questa terrasfera potrai fare terracristallizzare i tuoi Pokémon durante la lotta. Ti faccio un esempio. Se il tuo Sprigatito si terracristallizzasse, dovrebbe essere di tipo erba. Normalmente bisogna seguire delle lezioni speciali per ricevere una di queste. Ma non ti preoccupare, ho scritto io una lettera di raccomandazione per te. Ora banda le ciance e mano le Pokéball. Non c'è miglior maestro della pratica. Loro tipo impanicati. Un momento, non ho mica dato il consenso per essere utilizzato come cavia per sperimentare la terracristallizzazione. C'è qualche problema? Preferisci affrontare me, invece? Ah, come non detto, contro la matricola forse ho qualche possibilità di vincere. Allora i vostri posti, pronti? Via! Come on, baby. Ok. Vai, Sprigatito. Adesso proviamo questa terra cristallizzazione. Oh no, le guide, aiuto. Allora, nelle regioni di Paldea, i Pokémon possono andare incontro a un fenomeno di cristallizzazione noto come terra cristallizzazione. Per attivarlo basta selezionare l'icona Terra Crystal. Ok. Con la terra cristallizzazione il tipo di un Pokémon si trasforma in un terra tipo e le mosse di questo tipo diventano ancora più formidabili. Dopo aver utilizzato la terra cristallizzazione bisogna aspettare un po' di tempo per poterla utilizzare di nuovo. Pensa bene a quando usarla al meglio. Potrai usarla di nuovo curando la tua squadra in un centro Pokémon. La potenza. Ok, Swarovski. Vabbè, questo è bellissimo. Allora, vediamo. Ah, ok, terra cristal è così. Beh, raga, io lo proverei, no? Vediamo. Andiamo di foglie lame. Vediamo Sprigatito com'è. Spriga
Spriga Swarovski. Spriga Swarovski. Aiuto, non mi veniva il termine. Vabbè, super potente praticamente. Vabbè, vedremo nel nostro cammino come sarà. Bene, ottimo. Ci piace, ci piace. Ok, Shredder impara morso. Sfuriate. No, non sono interessata. No, non l'ho letto, vabbè, non importa. Sicuramente potrò studiarmi di più su questa cosa della terra cristallizzazione. Ecco qua. Tipo lei contentissima che hanno perso, no? Perfetto. Vediamo. Complimenti Mitra, sei un fenomeno anche con la terra cristallizzazione. O non riesco a dirlo quando devo leggerlo veloce. Quando un Pokémon acquisisce un teratipo, le mosse del tipo corrispondente diventano ancora più formidabili. E alcuni Pokémon si teracristallizzano in tipi completamente diversi, quindi puoi immaginare quante nuove possibilità strategiche ci siano. Ah, tieni a mente che la teracristallizzazione non si può usare più volte di seguito. Per caricarla, cura la tua squadra in un centro Pokémon. Beh, allora io toglierei il disturbo, se non vi dispiace. Astra la vista. Astra la vista? Wow! Vi saluto anch'io, Astra la vista pure da parte mia. Figo! Astra la vista. Come hai visto, il Team Star è un gruppo di studenti buoni a nulla che adorano dar fastidio al prossimo. Pare che non vadano praticamente mai a lezione e che facciano corse spericolate con i loro veicoli. Nemmeno i professori sanno che Magikarp... che non sanno che Magikarp pigliare con loro. Giusto. Chiedo scusa. Grazie a tutte e due. Cioè, sto qua è stranissimo. Io adesso andrei... e scappa. Così si fa Mitra, bisogna sempre aiutare chi ha bisogno, lui che scappa. Che meme. È la prima volta che vedo quella ragazzina. Che si sia appena trasferita qui? A proposito, hai visto il suo zaino a forma di Ivy? Adorabile. L'ho guardato, sì. Beh, adesso che la situazione si è risolta, direi che possiamo finalmente andare a scuola. No! In marcia, la scalinata infernale non scherza mica.